Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Unione Interparlamentare ha promosso in queste ultime settimane una serie di missioni umanitarie volte a portare profughi ucraini in Italia e in Sardegna in modo particolare. Si tratta di orfani e delle mamme adottive. Il 29 marzo scorso è arrivato con noi a Cagliari un gruppo di un centinaio di persone che sono state ospitate su indicazione della Prefettura in un albergo nel litorale di Quartu. Una settimana dopo, 30 di esse sono state improvvisamente trasferite in un centro in un comune limitrofo. Comune di Sinai, un centro che versa in condizioni igieniche incompatibili con accoglienza e dignità umana. Tanto che la stessa prefettura, in seguito alle proteste del sottoscritto, del consolato e alla notizia di questa interrogazione, ha immediatamente disposto il trasferimento degli stessi. Risulta peraltro che lo stesso centro fosse stato già chiuso nel 2016 per gravissime carenze. Chiediamo un suo autorevole intervento, signora Ministra, per la chiusura di questo e di altri centri che dovessero essere inadeguati e soprattutto per evitare che donne e bambine e bambini in fuga dalla guerra vengano spostati come pacchi postali da un immobile all'altro, non si sa in base a quali criteri, e vengano accolti in strutture adeguate e con sistemazioni rispettive della dignità umana. Grazie. Grazie onorevole Capellacci. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro. Signor Presidente, l'onorevole interrogante pone in luce come la struttura di accoglienza straordinaria individuata in provincia di Cagliari, precisamente a Sinnai, sarebbe stata ritenuta non idonea ad un'adeguata sistemazione. E soprattutto fa riferimento anche al fatto che sia stata interessata alcuni anni fa da un provvedimento di chiusura disposto dal prefetto pro tempore. Preciso che il centro di accoglienza straordinario di Sinnai effettivamente venne chiuso nel 2016 dall'autorità prefettizia per carenze non strutturali, ma per inadempienze imputabili al soggetto gestore. Dopo il cambio di gestione avvenuto nel corso dello stesso anno, il centro è stato sottoposto a visita ispettiva alla presenza del personale dell'ASL, conclusasi positivamente, sicché il suo utilizzo è regolarmente ripreso per le originarie esigenze di accoglienza dei migranti. Dallo scorso mese di agosto il centro è stato destinato anche all'adempimento degli obblighi di vigilanza sanitaria degli stranieri connessi al contenimento del Covid. La struttura regolarmente contrattualizzata è stata oggetto durante la pandemia di diverse verifiche da parte del personale della Prefettura di Cagliari, dell'Arma dei Carabinieri, senza che emergessero alcune criticità. Si tratta di una costruzione dotata di impianti e dotazioni di recente installazione, in perfetto stato manutentivo e che possano offrire una più che adeguata accoglienza anche in termini di comfort alle persone che vi sono ospitate. Le immagini circolate in questi giorni sui social, che ne attesterebbero il precario stato, riguardano la parte dei locali ancora interessata da lavori di ristrutturazione, ben distinta dalla porzione dell'edificio attualmente destinata alle esigenze di accoglienza. I profughi ucraini, evidenzio, che erano stati ospitati in precedenza in una struttura alberghiera gestita dalla Protezione Civile regionale e che il loro rifiuto a trasferirsi nel centro di Sinnai non è da collegarsi a una supposta inadeguatezza, quanto piuttosto alla diversa tipologia di accoglienza. Informo comunque che i cittadini ucraini, su loro richiesta, sono poi rientrati nell'albergo che li aveva precedentemente accolti in attesa di una definitiva sistemazione. Informo infine che il prefetto di Cagliari, insieme al console ucraino in Sardegna, effettuerà in giornata un ulteriore sopralluogo nel centro di Sinnai per sincerarsi delle condizioni della struttura. Grazie Presidente, Ministra. Alla luce della disastrosa aggressione russa ai danni dell'Ucraina, l'Europa si è trovata a fronteggiare enormi flussi di profughi. La risposta è stata celere e coraggiosa, attuando per la prima volta lo strumento della protezione temporanea, che fornisce una tutela immediata a chi arriva in Europa.
All'interno di questo esodo, che coinvolge soprattutto donne e bambini, una situazione di particolare pericolo riguarda i minori stranieri non accompagnati, che sono maggiormente esposti al rischio di traffico, tratta e sfruttamento. Per questo le chiediamo quanti siano i profughi ucraini arrivati ad oggi in Italia, come siano stati alloggiati e quali misure specifiche intende adottare per tutelare i diritti dei minori non accompagnati con o senza figure parentali di riferimento, sottolineando come la risposta umanitaria sull'accoglienza di tutti i minori debba essere un punto sempre centrale all'interno della strategia sia nazionale che europea di risposta alle crisi, a tutte le crisi ovviamente, senza distinzione fra profughi buoni e profughi cattivi. Grazie. Grazie onorevole Attanzio. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Ad oggi, 13 aprile 2022, risultano giunti sul territorio italiano 91.846 ucraini, di cui 7.664 presenti in centri di accoglienza straordinaria, 465 nel sistema di accoglienza e integrazione, nel SAI, e 83.817 accolto all'interno di una rete familiare, ovvero nel circuito solidaristico. I minori stranieri non accompagnati ucraini risultano essere 1.764, accolti soprattutto presso famiglie 1.332 a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Per gestire l'imponente afflusso dei profughi, il Governo ha introdotto disposizioni volte da un lato a rafforzare con l'incremento complessivo di ulteriori 8.000 posti presso la rete di accoglienza pubblica, articolata sia nei CAS che nel sistema integrato, nel SAI, e dall'altro volta a sostenere anche con misure finanziarie la sistemazione autonoma, prevalentemente presso famiglie ucraine già presenti in Italia. È da segnalare che per reperire più prontamente le strutture di accoglienza pubblica sono state introdotte specifiche deroghe con ordinanze di protezione civile al quadro regolatorio vigente, in maniera che l'attività di reperimento dei CAS da parte dei prefetti possa avvenire più rapidamente, anche senza risentire dei limiti imposti dal capitolato vigente. Nella stessa ottica verrà sostenuto lo sforzo dei comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, assicurando la copertura degli oneri finanziari connessi alla relativa sistemazione alloggiativa e assistenziale. Sempre con riguardo ai minori non accompagnati, per il quale il Capo Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione ha assunto il ruolo di commissario delegato, è stato predisposto uno specifico piano per coordinare le attività dei diversi soggetti interessati. Il piano riserva particolare attenzione all'attività di monitoraggio delle presenze dei minori nel territorio italiano, al conseguente inserimento dei nominativi dei medesimi nel sistema informativo minori del Ministero del Lavoro e alla ricognizione delle strutture destinate ad ospitarle. Il piano inoltre avrà un addendum che specificherà le modalità di interrelazione del commissario anche con gli organismi internazionali UNHCR, UNICEF e Save the Children, che hanno competenze in materia di rifugiati minori. In relazione alla circostanza che un numero consistente di minori ucraini giunti in Italia a seguito di una persona che non ha con loro un rapporto genitoriale e che non può qualificarsi né come figura tutoriale né come soggetto legalmente responsabile in base al nostro ordinamento, posso assicurare che vi è grande attenzione da parte di tutti gli attori istituzionali per far sì che vengano adottate soluzioni rispettose della sensibilità del minore e più favorevoli alla migliore integrazione. L'affidamento del minore alla stessa persona adulta con la quale è arrivato in Italia in ragione della pregressa relazione affettiva, ovvero l'affido, avvengono di norma preferiti alla collocazione presso una comunità. È importante precisare come nelle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile si tenda a preservare l'eventuale sistemazione in cui il minore risulti far parte di un gruppo
di altri minori ai quali sia parimente legato affettivamente. Sì, grazie Presidente, grazie Ministri. Nel frangente tragico della storia che stiamo vivendo, come è stato detto, il nostro Paese si sta accogliendo, sostenendo e supportando oltre 91.000 profughi, che per la gran parte sono donne e bambini e solo il 10% uomini, a differenza di quello che noi vediamo tutti i giorni con gli sbarchi invece dal Mediterraneo. Questo afflusso però sta mettendo sotto pressione regioni e comuni, che hanno dato prova di grande generosità. Il Governo ha promesso fondi, ma per ora le realtà territoriali stanno anticipando con risorse proprie. Tenendo conto di questo contesto, non è più accettabile l'atteggiamento indifferente e lassista verso l'immigrazione irregolare dal Mediterraneo. Per questo le chiediamo di sapere come intende fermare gli sbarchi, che comportano, tra le altre cose, costi economici enormi in termini di accoglienza e sicurezza. Grazie onorevole Iezzi. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Più volte ho affermato come una strategia di contenimento dei flussi migratori e di governo del fenomeno interpelli primariamente il livello europeo, in quanto l'Italia non è che una frontiera esterna della stessa Europa. Sono noti gli sforzi che stiamo sostenendo per sollecitare le istituzioni europee a prestare maggiore attenzione ai paesi di primo approdo come l'Italia e gli altri stati del Mediterraneo centrale. Abbiamo costantemente portato avanti una decisa posizione nei negoziati sul nuovo patto per l'emigrazione e l'asilo, anche sulla base di una fruttuosa collaborazione con paesi dello stesso quadrante geopolitico come Spagna, Grecia, Malta e Cipro. L'obiettivo è quello di arrivare a soluzioni che contemperino in maniera equa i principi di solidarietà e responsabilità, anche rafforzando il ruolo dell'Unione, sia con un maggiore impegno dell'agenzia Frontex, sia con l'avvio di un concreto e robusto partenariato con i paesi di provenienza dei flussi. Sul piano bilaterale sono state raggiunte avanzate intese con alcuni stati del Nord Africa, dai quali si registrano i maggiori arrivi, volte ad arginare il fenomeno e ad ottenere più ampi spazi operativi per la riammissione dei migranti irregolari negli stati di provenienza, ad esempio la Tunisia, l'Algeria, la Costa d'Avorio, il Marocco. Ciò è avvenuto in particolare per quanto riguarda la Tunisia, con le quali autorità abbiamo raggiunto una massima collaborazione in tema di rimpatri, proseguiti intensamente anche con voli straordinari, pur in presenza delle difficoltà dei collegamenti internazionali che si sono avuti durante il periodo della pandemia. In vista del prossimo Consiglio europeo Affari Interni di giugno, su mio invito, i cinque paesi europei del Mediterraneo centrale più esposti alla pressione migratoria saranno in visita in Italia per consolidare la posizione comune da sostenere nell'ambito dei negoziati per il nuovo patto. Questo esercizio rafforzerà anche la posizione dell'Italia, che mantiene una forte leadership sul tema migratorio, anche nella conduzione del dialogo che parallelamente si sta sviluppando in via bilaterale con Parigi e Berlino. La costruzione di una politica unionale è la sola strada che può essere intrapresa a fronte di sfide di enorme complessità come quella migratoria. Lo dimostra anche il modus operandi con cui le istituzioni europee stanno affrontando il conflitto russo-ucraino. Non a caso la reazione è stata unitaria e immediata con l'attivazione per la prima volta di una direttiva del 2001 e in questo noi stiamo sostenendo anche lo sforzo dei comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per i quali confermo il massimo impegno del Governo a sollevare le amministrazioni locali dai conseguenti oneri finanziari. Grazie Presidente, signor Ministro. Mentre l'Italia accoglie ogni giorno migliaia di profughi che cercano riparo dagli orrori della guerra in Ucraina, donne e bambini che hanno davvero bisogno di aiuto e che sperano di poter tornare prima possibile nel loro paese, lei, come se non si accorgesse dell'ondata di sbarchi clandestini dal Nord Africa, nessuna iniziativa è stata prevista per fermare l'arrivo in Italia di migliaia di migranti economici irregolari, nonostante il sovraccarico delle strutture di accoglienza dovute all'emergenza ucraina. Migranti ai quali siamo anche pronti a regalare il reddito di cittadinanza, come è avvenuto stamattina all'indagine della Procura di Crotone e dalla parte della Guardia di Finanza per un danno di oltre 500.000 euro.
Con il miglioramento delle condizioni climatiche nel Mediterraneo sono tornate le carette del mare e sono bastate solo 48 ore per riportare in condizioni di emergenza l'hotspot di Lampedusa, che ha una capienza di massimo 250 persone. Nelle ultime settimane gli sbarchi sono arrivati fino ad oltre 800 migranti da Egitto, Siria, Sudan, Somalia, Niger ed Eritrea, mettendo a dura prova la macchina dell'assistenza. Anche le ONG preannunciano nuove richieste di porto sicuro all'Italia. Lei, signor Ministro, da tempo ha rinunciato a svolgere in pieno il suo ruolo. Le chiediamo se ha intenzione di assumere una qualunque iniziativa per porre freno ai clandestini che sbarcano illegalmente sulle nostre coste, altrimenti sinceramente fatichiamo a comprendere la sua ostinata permanenza in un ruolo tanto delicato, considerato l'emergenza della guerra in Ucraina, che rende sempre più urgente e soprattutto non rinviabile nel suo complesso un nuovo modello di accoglienza in Italia. Grazie. Grazie, onorevole Ferro. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. La pressione migratoria collegata ai flussi provenienti dalla rotta del Mediterraneo centrale costituisce un dato strutturale che trova le sue principali cause nelle condizioni di fragilità politiche, istituzionali, socio-economiche dei paesi di origine e transito dei flussi. Si tratta di una situazione che ha origini e cause certamente diverse dalla situazione che stiamo ora affrontando per corrispondere alla crisi umanitaria innescata dal conflitto russo-ucraino e pertanto gestita in una cornice emergenziale a livello nazionale ed europeo. L'andamento dei movimenti migratori nell'area nordafricana, ancorché si registri dall'inizio del 2022 una lieve flessione rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, risente della situazione di forte instabilità che sta interessando la Libia, accentuata notevolmente dalle conflittualità interne che connota politicamente questa fase e che rende estremamente complessa l'interlocuzione con le autorità di governo di quel paese. Come più volte detto, la risposta all'immigrazione irregolare non può che essere frutto di una concertata azione dell'Unione Europea capace di superare i nodi problematici dovuti alle diverse posizioni dei Paesi membri riguardo al governo del fenomeno migratorio. Ribadisco in questa prospettiva la necessità di mettere in campo iniziative politiche incisive dell'Unione Europea per la realizzazione dei partenariati strategici con i Paesi del Nord Africa, a partire dalla Libia e dalla Tunisia, nell'ambito dei quali prevedere azioni per il contrasto al traffico dei migranti, controllo delle frontiere e collaborazione in tema di rimpatri. Proprio a tale riguardo vorrei sottolineare come l'Italia stia continuando a lavorare fortemente anche su questo fronte, con un'azione che già ha visto nei primi mesi del 2022 l'effettuazione di circa 850 rimpatri, resi possibili anche a seguito delle costanti interlocuzioni e conseguenti intese che abbiamo raggiunto con le autorità della Tunisia, che resta il paese da cui si registra tuttora uno dei maggiori afflussi. L'attività di rimpatrio, che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio, è anche assai onerosa da un punto di vista operativo, in quanto ben più della metà delle operazioni è stata effettuata con l'impiego di personale della Polizia di Stato in servizio di scorta a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati. Nella consapevolezza che Libia e Tunisia costituiscono oggi i paesi principali da cui originano i flussi migratori che interessano la rotta del Mediterraneo centrale, ho concordato con la commissaria Affari Interni dell'Unione, Johansson, una nuova congiunta visita che effettueremo a breve nel mese di maggio, anche per concretizzare le azioni e l'apporto finanziario collegato al partenariato strategico. Sempre in una visione strategica del tema migratorio che non sia ristretta alla sola dimensione nazionale, nei giorni 3 giugno i 5 paesi del Mediterraneo più esposti alla pressione migratoria, su mio invito, verranno in Italia per proseguire il dialogo finalizzato a definire la posizione comune da portare nei negoziati europei sul patto migrazione e asilo. Una posizione che poi potrà essere rilanciata in occasione del Consiglio Affari Interni di giugno.